Eccoci qua. Ciao, ciao a tutti. Siamo qua abbastanza puntuali, direi. Scusate, ma non c'è proprio la puntualità assoluta, ma non cambia molto. Allora, la prima cosa, ecco, c'è anche la Paoletta. Ciao, Buongiorno. ciao. Allora, cominziamo con gli appuntamenti, Paola, della prossima settimana, perché è una settimana un po' Densa. densa, corposa, cicciottina. Allora, martedì 4 ottobre è il giorno di San Petronio e noi siamo semi in trasferta, nel senso siamo semi aperti, nel senso che la mattina ci siamo, congiuntamente ci siamo tutte e due. La libreria chiuderà probabilmente alle 13 perché il pomeriggio ci spostiamo a Bologna dove, come l'anno scorso, come la primavera scorsa, che era Il sempre 23 quest'anno, aprile. esatto, c'è la seconda festa delle librerie indipendenti bolognesi. Ci troviamo sempre a Porta Pratello, che è in via Pietralata a Bologna, insieme a un gruppo di altre librerie con cui collaboriamo. Nostre amiche, mattino, banchetti, è un cortile interno, quindi supportato da un circolo arci molto molto funzionale, molto funzionante. E, il mattino banchetti, laboratori per Alla bambini, mattina laboratori per il bambini, sì. pomeriggio più un impianto festivaliero, che è quello che abbiamo pensato di dare e di continuare a dare, perché sembra un format che funzioni, che piace molto. E quindi ci saranno in sequenza tre presentazioni gestite da tre librerie diverse, 15:30, 16, No. no, 17:30, 18:30 e 19:30. 19:30. Noi saremo protagoniste nella seconda presentazione che comincerà alle 18:30 e abbiamo avuto la fortuna di riavere Bernardo Zannoni a Bologna, quindi sarà nostro ospite, intervistato da Chiara Bellitti, che è stata la sua editor. Bernardo Zannoni, Sì, con l'autore, Campiello. sì, l'autore, sì, adesso, esatto, Bernardo Zannoni con l'autore di I miei stupidi intenti, edito da Stellerio. Credo che molte persone cominciano a conoscerlo. Quindi il vincitore del primo Campiello, 18:30 a Porta Pratello, che è a Bologna. Via Pietralata. Sì, è uno spazio grande e quindi ci possiamo stare comodamente in tanti, quindi per la seconda volta sarà nostro ospite. Quindi questa è la prima e importante notizia. E poi di del gruppo di lettura, tu che intanto rispondo il giorno Il successivo. mercoledì 5 Pronto, ci dimmi. troviamo finalmente per il primo incontro con il gruppo di lettura. Siamo molti e molte, molte soprattutto, una quindicina di persone. Il libro lo sapete, comunque loro lo sanno, l'hanno letto, è Il peso di Liz Moore e con l'occasione sceglieremo anche, oltre, vabbè, a fare il gruppo, a raccontarci quello che pensiamo di questo libro, noi abbiamo già pensato al prossimo libro che raccontiamo prima loro, per giustizia, e poi quando anche per loro sarà chiaro e comunque accettato, lo diremo a tutti. Allora, se qualcuno si volesse aggiungere, insomma, vabbè, abbiamo già il titolo prossimo, però ve lo diremo settimana prossima. Il 6 invece qui in libreria, una presentazione molto carina e vedrete la locandina che A noi ci veramente piace, a noi piace è molto, molto sì. divertente. E io non so dire assolutamente il nome dell'autore Perché è che uno è pseudonimo, si è inventato, se inventato. l'ha inventato di complicato. E il titolo invece in italiano, posso dirlo, l'ultimo commosso saluto a un uomo molto amato. È un romanzo divertente che racconta appunto della storia di quest'uomo, un politico socialista. E insomma, vabbè, è una cosa un po' surreale, tutta la locandina cita il PC di una volta, insomma, vedrete, è molto divertente. Siccome siamo in libreria, vi raccomandiamo la prenotazione perché qui in tanti non ci si sta.
Quindi ecco, vi chiediamo di telefonarci, di prenotarvi insomma, o sotto l'evento che faremo oppure direttamente qui in libreria. Insomma, ecco, fatevi sentire. E questo per quanto riguarda le novità. Visto che la Bea è impegnata, io comincio, poi lei vi racconterà invece come è andata la serata di ieri sera, perché come sicuramente sapete. Avevamo ospite qui Marco Missiroli con il suo ultimo romanzo acclamatissimo. Non facciamo altro che leggere critiche eccezionali. E oggi era dalla Bignardi che l'ha intervistato. Insomma, grande successo ed è stato un grande successo anche con noi. Vabbè, questo però del libro vi parlerà specificamente Beatrice. Uscito in contemporanea a Missiroli, Antonio Manzini. Antonio Manzini, nostro amato amico, La mala erba, sempre Sellerio editore, non è un Rocco Schiavone, come sicuramente avete saputo e capito. Non è un Rocco Schiavone, Manzini ci ha abituati che 2 volte all'anno se ne esce, una volta a questo punto abbiamo capito con uno schiavone e una volta con un romanzo non schiavonizzato. Però rimane la sua immensa capacità di narratore. Questa volta non è un giallo, ma è stato definito un noir senza delitto. Protagonista è un paesino dell'Appennino fra il Lazio e l'Abruzzo, un piccolo paese che è di fatto un microcosmo dove le varie persone che lo abitano rappresentano quasi delle categorie di persone. La voce narrante, si può dire, si segue principalmente una ragazzina di 17 anni, Samantha, che, insomma, che ha un suo dramma personale che la porterà poi ad azioni particolari, ma comunque vengono raccontati tutti i personaggi di questa storia. C'è il ricchissimo Cicci Bellè, che è un uomo, il padrone del paese di fatto, che imperversa come un antico imperatore, tiranneggiando i compaesani che in qualche modo gli sono tutti debitori o di affitti o di prestiti o chissà che, lui appunto domina il paese dal suo castellozzo in centro città. I suoi vari scagnozzi, le persone che lo seguono, che lo lusingano e che sono comunque i suoi servitori. C'è il prete, un uomo arrivato dal sud, un reazionario cattivissimo, tutti fortemente maschilisti, devo dire che ne ho letto metà adesso perché non ho fatto tempo a leggerlo tutto, tutti protagonisti di un maschilismo assurdo. Con mogli che vengono trattate malamente, una misteriosa russa, Liuba, che non si capisce bene che cosa stia lì a fare, insomma, tutte voci che compongono il panorama umano di questo piccolo paese, che, come ci ha ricordato Manzini in una brevissima intervista, in realtà sono lo specchio di un macrocosmo, cioè tutti quei caratteri sono i caratteri che noi troviamo. Eccoci qua. Nel nostro paese, nell'Italia. Quindi questa è l'uscita, devo dire che non delude, ma lui non delude mai. Insomma, non fa rimpiangere Rocco e quindi La mala erba. A me piacciono in modo diverso, ma nella stessa, Sì, sono molto belli. In un noir, in un gialli, in un rocco, hai un altro approccio perché, vabbè, non c'è il personaggio seriale, non c'è la parte, però sono sempre, io ne ho fatti pochi, due o tre. Tre, no, quattro, Orfani,
Gli orfani, ha fatto gli orfani bianchi, ha fatto l'ultima notte di quiete, poi la giostra dei criceti, Ah, sì, sì, insomma, chiaro. comunque Comunque, pochi. poco. In ogni caso sono tutti, poi lui appunto Ah, bravo. è un ottimo scrittore e, come dire, invecchiando migliora decisamente, ha una capacità di descrizione, di racconto che è notevole, e sempre con una grande semplicità, perché i suoi racconti sono avvicinabili veramente da chiunque. Quindi. Ma poi tanto Rocco torna perché Sì, insomma so che erano lo in dicevo, l'ho contemporanea, insomma, quindi detto arriverà dopo che. l'anno forse, ma Come sempre, lui fa due sì. all'anno, il prossimo sarà Rocco, insomma. Cosa hai Ho detto? Hai detto gli parlato solo, appuntamenti? però adesso Scusate. ti ho lanciato la serata di ieri sera, quindi ci Ah puoi parlare. sì, ieri sera per chi non c'era, solo due parole per dire che abbiamo avuto il privilegio veramente, secondo me, di ascoltare un dialogo molto bello. Marco Missiroli è un ottimo scrittore, ma anche un ottimo narratore, parla bene e poi in perfetta sintonia con la persona che ha visto nascere il libro, quindi la sua editor lo ha intervistato, Chiara Bellitti, come già forse vi abbia anticipato Paola. Il libro è uscito martedì, ha fatto una prima presentazione nella sua Rimini e mercoledì era a Bologna, adesso parte con la programmazione degli incontri, perché ne ha 66 in programma da fare, Madonna, quindi parte con Milano e poi a seguire, insomma, tutta molta, molta parte d'Italia. È uscito martedì, si chiama Avere Tutto. Anche questo è pubblicato da Einaudi, come ormai gli ultimi, la maggior parte, ed è un libro che è diverso soprattutto nelle modalità del racconto. Lui ha, così, nel leggerlo percepisci proprio un lavoro di lavorare in sottrazione, nel togliere tutto il superfluo nella narrativa. I temi sono importanti dopo ve li racconto proprio per grossi, gro, in modo, come dire, molto vago, perché va letto e anche la trama non è fondamentale da sapere. Però è la scrittura che è una scrittura pulitissima, asciutta, appunto proprio in sottrazione e ipnotica. È un libro che ti cattura, che ti risucchia. È un Marco Missiroli che, insieme al suo protagonista, ritorna nella sua Rimini, che è la Rimini, non è la Rimini estiva, ma è una Rimini delle mezze stagioni. Come diceva lui, era la Rimini con i colori del film di Zurlini, La prima La prima notte notte di di quiete. quiete, e è quella Rimini lì, c'è quella Rimini, c'è il, diciamo, Non c'è Fellini. esatto, non è Fellini, lui dice non è Fellini, ma è più Zurlini nelle atmosfere. È un libro che racconta prevalentemente di un rapporto tra padre e figlio, il ritorno a casa nella città natale, nella Rimini di questo figlio, e il rapporto con questo padre. Entrambi hanno un segreto che durante il libro si sveleranno. Uno sa già che qual è uno dei due segreti, è palese tutti e due, l'altro verrà scoperto. Ed è un romanzo in cui sì, c'è il rapporto padre-figlio, ma non è solo quello. C'è la Rimini che conosco anch'io, perché è quella che ho vissuto io nelle estati di quando ero bambina. Ci sono le balere, c'è il ballo, che ha anche questo, il ballo nelle balere, e c'è l'altro elemento grosso, che è quello del gioco d'azzardo. Quindi in un romanzo relativamente Breve, breve, c'è relativamente molto. breve, fortissimo e molto consigliato. Vi segnalo anche che è stato ristampato il suo primo
romanzo che è bianco, è uscito nella nuova veste, anche questo sempre per Einaudi, negli Einaudi tascabili. Qua siamo in tutt'altra modalità, perché è una storia ambientata in America, negli Stati Uniti negli anni 70, è proprio tutta un'altra cosa ed è proprio incredibile come sono due romanzi Diversi, anche completamente qui diversi. la maturità della scrittura. Molto 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 interessante anche questo, quindi ecco, questi sono il nuovo Missiroli e la nuova veste di un primo Missiroli. Fatto. Già fatto. Fatto. Va Vado bene. io con un altro, vi racconto e vi segnalo su segnalazione di una nostra carissima cliente amica. Ve lo segnalo perché questo è un giallo francese, ma la caratteristica, che è quello che un po' noi cerchiamo e che si fa sempre un po' più fatica a trovare, è uno psicothriller che ha questo impianto molto, molto avvincente, molto coinvolgente. Siamo orfani di Fifek, che ne ha scritti 4-5 di una potenza incredibile, e i nostri clienti ci chiedono quella tipologia di romanzo giallo. Ecco, questo è francese. Lui è uno scrittore, è ambientato in Normandia e credo che anche lui sia originario di quella zona. Ha un intreccio, due trame che si incrociano su due periodi diversi, uno nel 46 mentre l'altro è ambientato negli anni 90, una cosa del genere. E la protagonista, che è la voce narrante, che è quella che racconta, che è ambientato quella degli anni 90, viene a sapere è una giornalista, viene a sapere della nonna materna, una nonna che lei non ha mai conosciuto, e eredita questa casa che è ubicata in un'isoletta sulla costa nord della Francia. E dove lei deve andare perché deve studiare, perché c'è un notaio che dice che deve dare le chiavi, insomma, cose tecniche. E si trova si trova in questa isola, che è una microisola abitata soltanto da quattro persone, Un segreto. con atmosfere decisamente, come dire, esatto, misteriose. Così lei è prigioniera, un po' questa atmosfera la dice Piccolo Indiana, si trova costretta in questa cosa, non riesce a spostarsi perché il traghetto la verrà a prendere la settimana dopo, e intanto in parallelo c'è questa la storia ambientata 40 anni prima, 50 anni prima, che in qualche modo si incrocia. Ha una struttura che funziona molto. Io non sono da giallo, ma questo si legge veramente molto bene, e quindi ve lo consiglio molto. Ve lo consiglio molto perché sono quei libri che poi fai fatica a lasciare, insomma, di E poi assolutamente anche capire. perché leggo qui al Ah, premio Cognac che è il per il nostro. miglior romanzo francese, quindi vale la pena solo per il premio. No, no, veramente. Quindi questo non ho detto il titolo, me ne scuso, perché hai paura, Jérôme Lhoubry o qualcosa di simile, perché hai paura, una copertina degna del titolo. Sanguinolenti. Evviva, è arrivato lo psicothriller di cui tanti Sam. ci chiedono. Sam Editore. Allora, passo io, badaboom, Adoro libri. cioè, un capolavoro, lo diciamo così, un po' Ah, a scatola succede. chiusa, Pamuk, Un premio un Nobel. premio Nobel nel Già qua, 2006, già quindi io qualcosa farà. direi che ci possiamo fidare così a prescindere. Le notti della peste, Einaudi, nel periodo. Cioè, il Covid ha portato, come abbiamo visto, tanti romanzi sulla pandemia, sulle pandemie. E c'è stato da parte del pubblico un grande rifiuto anche per questi temi. Leggevo
un commento sul giornale che ne hanno fatto le spese poi dei gran romanzi, Melma, di cui abbiamo parlato Melma noi, Rosa, sì. Melma Ma perché Rosa, sono, hai ragione, sono un pochettino. ha quel tema lì ed è un libro, un romanzo veramente bello, ve ne ho parlato qualche tempo fa, che è stato poco riconosciuto proprio perché il tema della pandemia, Tu insomma, ti dico, ma perché ci vuole della ci vuole della distanza, ci vuole della distanza. distanza, sì. Ma lui non ne ha messa, evidentemente, ma come da bravo romanziere e comunque anche da bravo intellettuale e da bravo premio Nobel, ha messo molto a distanza. Lui parla di un'epidemia di peste del 1901, quindi ha messo quella distanza lì. Parla di peste, che tutto sommato la conosciamo, è una pandemia già conosciuta, è nella storia dell'umanità. E lui racconta appunto di questa isola, anche qui, dove si verificano i primi casi di peste. Siamo nell'impero ottomano e va in quest'isola il medico, il messo, non so chi, l'esperto, insomma, di malattie infettive, per capire cosa sta succedendo e comunque per guarire le persone. E in questa piccola isola si crea quello che si è creato nel piccolo nostro mondo 2 anni fa. Varie pulsioni sociali, tensioni, negazioni, insomma, tutto quello che noi abbiamo potuto vedere da vicino, essendo protagonisti, lui lo racconta nella storia. Quindi Pamuk, con la sua veramente indiscussa maestria, racconta, scrive un romanzo storico che è anche naturalmente un'allegoria dell'epoca contemporanea e di quello che è successo. Quindi cioè è anche un giallo, volendo, perché l'uomo che viene chiamato a risolvere il problema sanitario viene trovato ucciso. Chi l'ha ucciso si vedrà. E quindi unisce questi generi letterari, come solo lui sa, in un bellissimo libro, devo dire, anche una copertina che mi piace molto, che sicuramente non delude nessuno. Corposo, Bello, manca. sì, sono boh, 400, Abbastanza. 500 pagine, no, 700 pagine, quindi Di pesti. c'è da leggere, insomma, la peste è sempre un buon tema. Allora, io passo invece a un libro che si legge velocissimamente. Allora, questo è uscito per Sur ieri. Le cugine Aurora Venturini, Aurora Venturini, non fatevi trarre inganno Non dal è nome, italiano. non è assolutamente italiana, è argentina, è stata una scrittrice argentina che è stata un caso editoriale con la sua opera prima, che è questa, a 85 Grande, c'è speranza per tutti Sì, noi. esatto. Un Lei genio ha. tardivo. Allora, io sono rimasta colpita da due cose, per questo ve ne parlo. Uno dalla copertina, che è la prima cosa che salta agli occhi, che io trovo bellissima, ma questo lo trovo. La seconda cosa, ce l'hanno mandato in anteprima dalla lettera dell'editor di Sur, che ci, come dire, che prima ce l'ha un po' raccontato. Ma poi ci ha sfidato, nel senso che è veramente un libro irriverente, a tratti fastidioso. È la storia di La voce narrante, è un romanzo di formazione Grandissimo. A scorrettissimo. 85 anni scrivere un romanzo di Ma tu formazione, parla, non grandioso. mi sono. No, tu dici, scrivi delle cose. Non mi sono confrontata con Paola perché oggi, dopo il missionario, ho messo in fila le cose su cosa raccontare stasera e mi è venuta in mente lei. E è un romanzo di formazione perché la protagonista, che si chiama Yuna, ha una sorella di nome Bettina in una famiglia disfunzionale dove non esistono gli uomini, cioè sono scappati via, però
perché è veramente una famiglia complicatissima. La sorella Bettina viene descritta come uno scherzo della natura, proprio una cosa, la descrive in un modo. Quindi io è un libro velocissimo perché a capitoli brevi. E si legge veramente tutto d'un fiato, ho accettato la sfida, e sto arrivando in finale, parte da quando sono bambine, per poi si concentra la voce narrante, che Yuna diventa una pittrice affermata durante il corso della sua vita, ma quello che, al di là di quello che accade lei, è come racconta la quotidianità di questa famiglia. Quindi, se avete voglia di una cosa, ma molto molto fuori dagli schemi, ecco, questo è un libro interessante, molto interessante, non ve lo dimenticherete. No, E certo. adesso sto cercando un regista da fare un Bambina, Cronenberg, adesso lo una cosa, chiamiamo. sì, insomma, una cosa importante. E, Maria Aurora Venturini, Le cugine Sur, appena uscita, e questo è caduto. Vai Paola, Vado dove con. Io poi ho finito, sì, anch'io anche faccio vedere due illustrati e ho qui. Allora, io finito. finisco Anzi, mi perché. aiuti con uno perché non riesco a Va gestirlo. bene, con una storia d'amore, una storia d'amore vera. Carmen Yanez è una poetessa, una scrittrice e anche moglie di Sepúlveda. Questo è il libro che racconta la loro storia d'amore. Una storia d'amore particolare perché inizia con loro giovanissimi in Cile. In Cile, sì, Sì, una credo di sì, è cileno. Sì, cena perché no, avevo io in direi proprio Cile, di sì. sì, in Cile. E si conoscono giovanissimi, lei è di buona famiglia, lui decisamente meno, infatti la famiglia di lei osteggia la loro relazione, ma loro sono innamorati e comunisti e vivono la loro passione politica assieme alla loro passione amorosa, si sposano immediatamente, fanno un figlio immediatamente. Crolla il regime, crolla la democrazia di Salvador Allende come sappiamo, l'11 settembre del 76, vengono arrestati, lei passa molto tempo nelle prigioni cilene, lui riesce a scappare, insomma sì, non tanto si perdono di vista, ma evidentemente quell'esperienza. Lei viene portata via, salvata dall'ONU qualche anno dopo, tirata fuori dalla prigione, portata in America. Lui intanto era fuggito, quindi si perdono di vista. Le Per loro un po' vite di si tempo. separano per molti anni, nel 97 si ritrovano e ripartono da lì. Ripartono da lì, ma non certo come se non fosse passato del tempo, perché sono due adulti, hanno fatto due vite diverse, sono due grandissimi scrittori, perché vabbè, lui non serve che ve lo dica, lei anche è una poetessa, e si ritrovano e concludono la vita di lui, purtroppo è morto 2 anni fa proprio di Cavolo. Covid, è stato uno dei primi morti illustri della È vero. pandemia. E lei racconta, insomma, la loro storia d'amore e politica, tutta dall'inizio alla morte di lui. È un libro romantico, ovviamente struggente. Lui muore, si sa, alla fine lui muore. Lei, fra l'altro, è in Italia, non so, non mi ricordo più. Ci Sì, diceva una nostra cliente che verrà intitolata la biblioteca di Castelfranco Emilia, se io ben ricordo, a lui. E quindi lei verrà a ottobre, ma adesso verifico la data e magari ve lo Lo diciamo, diciamo, o lo ma scriviamo. lei deve avere dei collegamenti con questa zona perché Perché lo sì. raccontavo, io l'ho conosciuta, ho avuto il piacere di conoscerla moltissimi anni fa a Crespellano durante una serata appunto dedicata c'era Verba Volant, forse qualcuno si ricorda quella Mi ricordo anch'io, magnifica, sì. magnifica iniziativa di di letture nelle biblioteche e la biblioteca di Crespellano aveva ospitato lei e quindi io poi, che mi intrufolo sempre, ero riuscita a conoscerla, siamo andati a cena assieme, una persona veramente speciale
E appunto probabilmente c'è un legame con questo Sì, territorio, probabilmente perché per avrà un punto di essere riferimento qua in qui. zona, non puoi far fatica, faccio fatica a pensare che torni. Sì, adesso Esatto. verifichiamo la data e poi ve la scriviamo, perché probabilmente ci sarà anche un, come dire, oltre l'intitolazione, ci Ci sarà sarà qualche qualcosa cosa, attorno, certo. E esatto. comunque magari presenteranno anche questo È libro, adesso non ottobre, lo ah so. sicuro, a ottobre comunque, quindi tra Quindi pochissimo. Carmen Janez, Un amore fuori dal tempo, e lo è veramente. Guarda. Allora, un illustrato che è degno di essere per bambini, è degno di farlo vedere, perché è uscito anche questa settimana scorsa Il corpo umano ed è bellissimo. Paola, bisogna che tu mi aiuti un attimo perché è complicatissimo fare vedere questo meraviglioso che si apre anche così e poi ci sono tanti insomma. È questo meraviglia di La cartotecnica di Ippocampo. Ippocampo, quindi qua ci si diverte veramente tantissimo, vi faccio vedere solo così, con tutti. Tutti i pezzi che si sovrappongono, Sì, adesso senza. era già uscito Anatomia, era già uscita Anatomia, sempre per Ippocampo, questo è veramente un super album, Sì, anche un po' più bellissimo. semplice di anatomia, perché anatomia è bellissima, ma i tagli laser, è molto delicato. Mentre Questo è un questo, pochino più a portata di sì, ragazzini, insomma. noi sì, Anatomia noi l'abbiamo venduto anche a dei Sì, grandi, quindi perché è certo, proprio un un libro libro particolare. magnifico. Quindi ve l'avevamo segnalare perché Il corpo umano di solito vince sempre su tutto, quando si vuole fare un regalo un po', come dire, un didattico per i bambini, così. Questo è uno dei corpi umani più belli usciti ultimamente, proprio. Quindi questo, Il corpo umano, Ippocampo di Joël Jolivet, molto francese, molto bello. E poi è uscito adesso, ma è il terzo, sempre uscito per Ippocampo, di questi libri di cucina. Sì. Adesso, beh, sono più che libri, Sì. sono libri Illustri, foto, immagini, sì. è un libro fotografico, Fotografico, perché sì. sì, ha anche le ricette, ma adesso c'è, ecco, vai, apri qua che va benissimo, è perfetto. Allora, si chiama Fiori, il pasticcere più Pasticcere. famoso di Francia, ma forse è uno dei pasticceri più famosi nel mondo, che è Cédric Grolet, che è un pasticcere parigino e ha una pasticceria, si chiama Opéra a Parigi, dove ci dicevano che bisogna prenotare per andare a fare Non la puoi andare a colazione. prendere No, due pasta non così. puoi, bisogna prenotare. Lui ha fatto, questo è il terzo libro che è uscito in Italia, li abbiamo tutti e tre, uno è Opera, l'altro non me lo ricordo più. Questa è una pasticceria che ha come tema i I fiori, ma fiori. guardate la meraviglia di questo libro, super illustrato. Sì, stavo già fatto vedere. Se vi capita e se avete il modo, se lo seguite su Sono Instagram, dolci, questi sì. belli. Riesci tu, perché non Sì. riesco? Su Instagram lui ha una pagina che si chiama forse Opera o Cédric Grolet, non Cédric so. Grolet. Cédric Grolet, e Sono qui dentro, ci sono creme, dovete se lo seguite su è una Instagram, meraviglia. scoprite delle cose meravigliose. Quindi raffinatissimo, guardate, forse vi faccio vedere al volissimo, altro che sui frutti. Esatto, che è l'altro suo, e poi Opera non ve lo riesco a far vedere, quindi questo è il secondo, sempre suo, meraviglia, questi sono i frutti, quindi proprio Un genio del sì, male. una pasticceria raffinatissima. È un libro molto 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 bello, non diremo Direi Parigi che. solo per andare da Cédric Grolet. Esatto, sì, bella idea. Direi che abbiamo concluso con l'amore, con i pasticcini. Sì, Meglio di è un così. binomio Esatto, perfetto. allora io mi alzo, che Sì, faccio. dico niente, No. vai, sì, dico solamente intanto che ti alzi, che ci vediamo la prossima settimana in tre modi diversi, chi ha voglia di esserci, e quindi martedì, mercoledì e giovedì. Non so quando ci sarà la diretta, forse venerdì, vediamo, capiamo Vediamo. come fare. Intanto grazie mille.